Leonardo Pulcini, una vittoria di un mondiale ancora che non ti vede festeggiare? Ancora stiamo aspettando la decisione dei commissari sportivi. Mazepin è sotto investigazione per un taglio di pista, però credo che per me, valutandola, non ci sia nessun problema perché ha evitato solamente un incidente, ha fatto la cosa giusta. Non lo so, speriamo bene. La gara è stata una gara molto difficile, ci sono stati molti sorpassi, molti cambi di posizione. Alla fine non credevo che ce l'avevo fatta al taglio del traguardo, sinceramente. E quando sono arrivato alla bilancia tutti mi hanno detto bravissimo, io dicevo cosa stanno dicendo questi? E poi non lo so, ora sto sperando la decisione giusta per me e non so. La gara come l'hai vissuta dall'abitacolo è stata difficile, ci sono stati dei momenti dove sembravi spacciato perché sei rimasto incasinato nel caos della bagarre, ma poi hai messo in fila le idee e sei riuscito a rimetterti appunto in rotta. Sì, ero sfilato mi pare ottavo e non potevo farmi scappare il titolo così. E tutti i piloti mi hanno iniziato a sorpassare, a allargare, però all'ultimo giro ho conquistato due posizioni passando i due piloti della Ricky Flynn, arrivando quinto e prendendo punti per il titolo.